gigante del softball torna a risplendere. Primo giorno di aprile, primo allenamento stagionale per le ragazze dell'Inox Team Saronno. L'affiatamento di squadra è una cosa che non si crea immediatamente, è un mix di sacrificio, divertimento, amicizia e professionalità. Se riusciamo a trovare tutti queste pozioni da unire insieme, riusciamo a trovare la nostra giusta alchimia per poter fare bene in questa stagione 2021. Dalla regular season A1 in partenza il prossimo 22 maggio agli europei di giugno fino alla Coppa delle Coppe in programma a Saronno dal 16 al 21 agosto. Tanti gli appuntamenti in calendario per il team nerazzurro. In mezzo il sogno delle Olimpiadi di Tokyo. In attesa delle convocazioni ufficiali, ben 8 giocatrici saronnesi hanno partecipato la settimana scorsa al raduno della nazionale a Ronchi dei Legionari nel Friuli. Tra loro Alice Nicolini, lanciatrice. Durante la settimana si sono visti dei miglioramenti da parte di tutte, perlomeno nel mio ruolo di lanciatore. Sono aumentate le velocità e anche i dolori fisici per fortuna non ce ne sono stati rispetto ai vecchi tempi, diciamo. La squadra l'anno scorso ha ben figurato nel campionato, sia nella regular season e anche nel playoff. Quest'anno sono arrivati 3 nuovi innesti che daranno un ulteriore apporto alla nostra squadra. Alla rosa si sono unite la prima base Priscilla Brandi, l'esterna italo-americana Brittany Abakerly e la lanciatrice statunitense Kelly Barnill. Sono molto contenta di essere qui. Oggi era il primo allenamento della squadra. È stato bello vedere il team riunito. Le compagne di squadra mi hanno accolta, mi sono divertita. A volte puoi sentirti nervosa, puoi avere le farfalle nello stomaco o sentirti felice, ma in realtà una volta che sei in campo pensi solo a giocare con le tue compagne di squadra. Il softball riesce a trasmettere emozioni davvero forti. Dall'Havana a Saronno esordisce come coach dello staff tecnico anche il campione Pedro Gonzalez. Cubano, classe 1970, da giocatore ha vinto 4 campionati nazionali e da allenatore 2 edizioni dei Giochi del Centro America. Il softball è la sua vita. Il softball per me è la vita. Il softball lo apprendi con 16 anni. Da quando ho iniziato a 16 anni, il softball è stata la mia vita. Alle ragazze voglio trasmettere tutte le tecniche conosciute in questi anni. Dalla difesa alla battuta cerco di migliorarle fino a farle diventare atlete professioniste. Ripartire. Ancora più forti e determinate di prima. Se lo ripetono come un mantra le giocatrici nerazzurre tra un lancio e l'altro. Rialzare la mazza nonostante il Covid che si è portato via Enrico Blätter, l'ex CT della nazionale di softball, marito dell'allenatrice del Saronno Giovanna Palermi, scomparso a 62 anni lo scorso 21 febbraio. La sua perdita è stata devastante e lo è tuttora. Tornare in campo non è stato facile, però noi siamo tornate e l'abbiamo fatto per lui, e perché lui avrebbe voluto così. Avrebbe voluto che noi continuassimo nel nostro cammino con la nazionale, soprattutto verso Tokyo, e che portassimo a casa questa medaglia, quindi questa Olimpiade. E questa medaglia, se riusciremo a ottenerla, ma stiamo lavorando veramente duro per ottenerla, è dedicata a lui ed esclusivamente a lui.